stasera sembra spento. Ridammi il tempo indietro, quello che mi hai rubato. Quello che vedete alle mie spalle, questo qua, è l'Arci Bellezza, il luogo dove questa sera si esibirà Miglio, che è una cantautrice della scena nuova musicale artistica italiana, perché è vero, conosciamo Marco Mengoni, conosciamo Tiziano Ferro, conosciamo i grandi nomi altisonanti del pop italiano, però c'è tutta una scena musicale italiana che sta emergendo poco per volta e Miglio ne fa parte a piene mani. Stasera ascolteremo e guarderemo che cosa ci regalerà musicalmente parlando, non soltanto per il presente ma anche per il futuro. Quindi venite con me in questo viaggio all'interno dell'Arci Bellezza con la musica di Miglio. Ciao! Come stai? Bene. Come va questa trasferta milanese? Come la stai prendendo? A Milano mi piace sempre perché è molto bella e poi l'ho scoperta bene negli ultimi anni, nel senso che prima non la capivo, invece mi affascina un sacco. Allora, super felice. Facciamo un excursus perché magari chi ci sta vedendo deve Vai. Capire. Siamo all'Arci Bellezza. Esatto. Fai il tuo concerto qui stasera, ci sarà un bel pubblico, ci sarà la tua musica, l'ultimo album ti sta regalando tantissime soddisfazioni. Sì. Ho saputo che hai fatto anche una data a Modena che ricorderai con particolare interesse. Ok, sì, molto. Non entriamo nei dettagli, però cosa ti aspetti da questa data milanese e da Milano come pubblico in generale? Sai che non lo so, però voglio, io in primis mi voglio un sacco divertire. E vediamo, secondo me ci sarà un po' di bella roba. Come la vedi questa data dopo 2 anni di fermo e soprattutto in una città che ha anche vissuto questo fermo in maniera molto molto particolare, magari anche rispetto ad altre città? Come lo vedi questo ricominciare? Secondo me è bellissimo, pensando poi appunto proprio a Milano, io ricordo in quel periodo brutto, qui era tutto fermo, leggere di posti storici anche qua, insomma, penso anche all'Oibò. Chiusi, cioè totalmente. Quella sai che è stata una pugnalata. Io quando ho letto il post dell'Oibò è stata veramente una grande pugnalata. Credo che lo sia stato per tutti. Infatti questo posto secondo me rincarna bene una rinascita proprio. Sì, è vero. Una bella ripartenza. Tra l'altro questa è la sala dove stiamo parlando, è la sala superiore. Esatto. Noi invece saremo questa sera nella sala inferiore, che lo dicevamo anche a microfoni spenti, ha un fascino che è incredibile. Ricordo un po' quei posti dove si facevano i concerti tantissimo tempo fa. Assolutamente sì, Palestra Visconti. È vero, Palestra Visconti. Ah, ma me l'hanno detto in tanti amici colleghi che ci sono stati, tu vedrai che avrà il suo fascino. Tra l'altro si sono esibiti in questo posto tanti artisti che poi hanno spiccato il volo, sono arrivati alcuni al forum, alcuni anche addirittura oltre il forum anche in campo internazionale.
E questo perché te lo dico? Perché sono curioso di sapere quali sono le prossime tappe. Chiaramente okay. Non parliamo soltanto di Milano, parliamo certo. In generale di tutta l'Italia. Cosa ti aspetti da qui in avanti e che cosa pensi che possa succedere? Ma allora, adesso sicuramente ci sono altre date. Facciamo domani Bologna, quindi torno a casa, a casa mia. Poi abbiamo Parma, ci sono un po' Piacenza, un po' di cose centro-nord, nord Italia, poi centro e poi d'estate, speriamo di... suonare un po', ci sono già delle cose, quindi io mi auguro di poter girare. Dai, speriamo sì. Bene. L'ultima cosa che ti chiedo, e poi ti lascio tranquilla anche perché è ora di cena, ti devi rifocillare prima del concerto, quindi... Musicalmente parlando invece, quindi tolto l'argomento live, che cosa accadrà? Perché l'album è freschissimo, possiamo dirlo, però presumo che tu abbia scritto nel frattempo. Facciamo un po', ecco, di Chele Fedez. Tu quante volte scrivi al giorno? Questa è una domanda. Ci sono momenti in cui proprio non scrivo niente perché non riesco a dire nulla. Okay. E magari ci sono momenti invece in cui scrivi tantissimo. Devo dire che i mesi scorsi sono stati proficui, ho scritto molto. Infatti stiamo già lavorando alle cose nuove. A breve, tra un po' di settimane, ritorno in studio. Dai, bene così. Miglio, grazie mille. Grazie. In bocca al lupo per stasera. Crepi il lupo. Oh, mi raccomando, andate ad ascoltarla, eh. Grazie, ciao. Mi sono fatto rapire da questo qua. È un albero genealogico del jazz, o jazz, che dir si voglia. Io ti faccio la domanda più importante. Vai. Ma c'è da bere durante la serata? Soprattutto. E si chiama Giulia Mutti, ho piacere stasera di averla qui, presenterà qualche suo pezzo. Sola una che non muore, siamo gloria, abbiamo stesso ore. Noi siamo due case, legate insieme senza perché, come le riferevole. Alcuni pezzi che sono usciti un po' di tempo fa, che non fanno parte di Manifesti Immaginari Sensibili, che è il disco che avete appena ascoltato. E ve li faccio ascoltare così come li ho scritti, chitarra e voce. E così vieni, e così vieni, perdo il conto degli orgasmi. E così vieni, e così vieni, perdo il conto degli orgasmi. Grazie mille, grazie a tutti, grazie a voi che siete venuti, ci rivediamo presto, spero, un giro, con altre canzoni ancora, Antonio con me stasera, importante, Antonio Del Donno, detto Tony. Buonanotte.